winter. My heart beats slow, my blood runs cold in the heart of winter. Si può, buongiorno, il nostro uomo della sicurezza è tornato. A volte ritornano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma buongiorno a te, ma che piacere. Non mi ricordo più come si fa. Non, è come andare in bicicletta, Francesco. Questo è vero. No, quando impari non disimpari più. Intanto facciamo qualche saluto veloce al nostro Nico, che è in pole position. È in prima fila. È da una settimana che è davanti al computer che aspetta questo evento. E anche un saluto a Monica. Ciao, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano e che ci ascolteranno, e a tutti i nostri amici dell'angolo del confronto e di Gabriella Roti, che ne è l'amministratore. Ma torniamo a noi. Abbiamo fatto una lunga pausa in cui Francesco Ciano ne ha combinato, sappiatelo, di ogni, perché lui, tu non stai fermo mai. Sì, il problema è che poi non me le ricordo.
No, scherzo, ne facciamo talmente tante che insomma mettiamo in pista talmente tanti progetti che poi partono e insomma siamo pronti poi con quello successivo. Esatto, ma la cosa positiva è proprio l'entusiasmo con cui tu comunque affronti ogni novità. Sì, diciamo che sono un po' incosciente, mettiamola così, no? La nota positiva è quella, no? Diciamo che insomma anche in base all'ultima novità insomma che abbiamo aperto poi a Milano, quindi siamo presenti su Milano. Questa è la più eclatante, sì, forse, la più importante insomma. Tanti clienti e amici insomma mi dicono: ma come fai insomma nonostante il periodo, nonostante tutte le cose che succedono, insomma noi imprenditori siamo super tassati, non ce la facciamo, ce la prendono con lo Stato, se la prendono col Covid, con la malattia. Vabbè, ma la vita continua, bisogna guardare avanti, bisogna insomma avere sempre secondo me la voglia di fare e non farsi deprimere dalle cose che ci circondano insomma. Questo è verissimo. Sì. In realtà hai ragione, no? Alla fine le difficoltà ci sono, per carità, niente da dire, ma proprio per questo, a maggior ragione, io ammiro chi, nonostante il periodo difficile, nonostante tutte le difficoltà del caso, comunque un passo avanti all'altro, con l'obiettivo in fronte, insomma, continui a... Le difficoltà fanno parte della vita, quindi ci sono delle persone che... stanno bene, quindi stanno bene di salute, stanno bene sotto il punto di vista economico e comunque trovano delle difficoltà lo stesso nella loro vita, no? Quindi sono, certo, per fare lo psicologo, però ci sono delle persone multimiliardarie o comunque delle persone famose che a volte senti che stanno male, crisi depressive. Io li farei fare 24 ore con me, così poi dopo gli viene... non hanno tempo di pensare no. a nulla. Sì, forse è quello, non avere tempo di poter perdere la concentrazione sulle cose che devi fare, quindi questa è la cosa che probabilmente, principale. Sì, probabilmente è la cosa più importante quando abbiamo la mente impegnata in qualcosa che comunque ci piace, perché quello che mi piace sottolineare di Francesco e di tutte le tue attività in realtà è che tu fai ogni cosa con grandissimo amore, no? Con una passione e un entusiasmo che comunque ti contraddistingue, quindi probabilmente ti pesa anche un po' meno il fatto di essere impegnato così tanto, perché diciamocelo, non è proprio una passeggiata dalla mattina alla sera, corri di qua, segui Milano, segui i libri, segui le nuove iniziative. Sì. No? Diciamo che la fortuna è avere sempre delle persone che ti stanno vicino, che ti aiutano e ti vogliono bene, ti supportano e ti sopportano. Quindi, questa è la prima cosa. Questa è la prima cosa. Sì. Quindi dal punto di vista sia familiare che dal punto di vista aziendale. Quindi nel tempo insomma la cosa mi rende felice perché mi sono circondato da persone che comunque hanno stima di me, io stima di loro, quindi si lavora bene insieme, quindi forse avremo insomma ne parlavamo prima, no? Forse si poteva raggiungere qualche risultato in più nella vita se non avessimo avuto un comportamento trasparente nel confronto degli altri, no? Quindi è importante. Quello, sì. Però questa mia trasparenza, insomma questa nostra trasparenza e lealtà con le persone poi ti porta nel tempo a circondarti da delle persone appunto che riesci a collaborare bene, che comunque hanno i tuoi stessi obiettivi, che ti fanno vivere sereno e sai che comunque non tutte le cose che fai possono andare bene, andranno bene, ma comunque andranno, ci sarà sempre qualcuno vicino a te che ti può aiutare, supportare e fare la prossima mossa, la prossima magari cosa insieme, esatto, e magari insieme anche ideare qualche, sì, sì, qualche sì. novità, sì, qualche, sì. Diciamo che quando... qualche soluzione alle volte, no? Sì, che uno magari in quel momento non vede, però se sei, è vero, se sei attorniato di persone che comunque perseguono il tuo stesso obiettivo, in più teste in sintonia possono sicuramente trovare dei begli obiettivi. Sì, sicuramente sì. Poi sono terrorizzati quando dico mi è venuta in mente una cosa. Dice, quindi, oddio, quindi così, quello è. Dove andiamo a finire stavolta? No, però diciamo che insomma siamo in un momento, come dire, felice sotto il punto di vista come dire, della salute, sotto questo periodo che comunque va bene e non guasta. Siamo felici sotto il punto di vista lavorativo, un po' meno sotto il profilo economico, quindi, perché quello è insomma
poi non ce la scondiamo, aumenta tutto, le attività commerciali sono in crisi, nonostante ci fanno credere che il PIL aumenta, io sto PIL che aumenta sinceramente non l'ho visto. Guarda, sfondi una porta aperta, non me ne parli, perché, ma anche perché voglio dire, siamo andati a meno parecchio in questi anni, quindi anche se sale prima che superiamo la soglia, un pochino di impegno ci vorrà, no? Quindi questo è, quindi il momento sicuramente non è facile, però non bisogna assolutamente fermarsi e andare avanti, magari non si riesce ad andare veloci come negli anni passati, però insomma piano piano cerchiamo di raggiungere i nostri obiettivi. Adesso l'obiettivo principale è comunque sempre comunque qua Torino e il Piemonte, seguirlo in modo perfetto e cercare di crescere e di insomma lavorare con il principio, il modo di vedere le cose giuste come abbiamo sempre fatto, quindi l'obiettivo di crescita, la soddisfazione del cliente e con un occhio sulla Lombardia, Milano che non guasta, quindi sì, perché allora adesso noi l'abbiamo accennato velocemente, sì. Ma una delle grandi novità, insomma, che hai realizzato in questo periodo in cui noi non ti abbiamo avuto qua in studio è che ti sei, adesso scherzo, ti sei messo ad aprire un punto della tua attività a Milano. Sì, diciamo che allora, sei stato un po' impegnato. Ma diciamo che l'avevo già detto anche qui in radio, insomma, il mio obiettivo è creare un qualcosa che possa funzionare bene qua a Torino e poi replicarlo nelle altre città, quindi questo è l'obiettivo. Poi, come dire, le cose accadono forse per caso o no, non ci credo, e quindi è capitata questa opportunità. Stiamo lavorando, quindi anche lì c'è da far crescere la struttura commerciale, la struttura tecnica, comunque impegnativo, ma ce la possiamo fare. Quindi questo è, come dire, la grande scommessa del 2022. Ma su Milano dove ti troviamo? Dobbiamo sempre chiamarti qui? No, al no, tuo no, numero verde, no, no, no. A cui rispondi personalmente, come sappiamo. Allora, a Milano siamo in via Ripamonti 66, una zona semicentrale, incredibilmente non c'è parcheggio, quindi... Ma che strano! strano. No, vabbè, diciamo che siamo vicini anche all'Esselunga, quindi si può anche scroccare qualche ora all'Esselunga, però Milano effettivamente è un problema... parcheggiare è un problema circolare, anche se in realtà non è più come gli altri anni. Beh, questo sicuramente è dovuto anche al Covid, allo smart working, quindi è un vantaggio dal punto di vista del parcheggio. Però uno svantaggio, perché comunque gira anche meno l'economia. Una cosa che ti interrompo, scusami. Nico cosa sta dicendo? Perché è arrivato Nico, che salutiamo, e che ci tu dice, saluti o no? Tu non lo saluti, no. Lo saluto solo io. Dice buongiorno, mi sono mancato. Io neanche un po'. No, non sappiamo come rispondere a questa domanda, facci la domanda di riserva. E la seconda a me no, non so te. Io sono sincero, devi essere sincero anche tu. Ma sinceramente un po' sì, perché sì, quando facciamo le dirette, no, non è vero, quando facciamo le dirette che Nico spunta, gli hai dato dei soldi, come io già lo so. No. Guarda, la cosa a gratis. È incredibile che lo faccio a gratis. Ah, okay. Vabbè, fammi poi un regalo, dai. No, io avrei un suggerimento, ci dice se dove aprire la prossima filiale. Dove, Ibiza, Miami? Magari un posticino al mare. Ci sta, dai. Scusami, tornavamo al discorso parcheggio, al discorso che comunque sei a Milano e che hai realizzato questa situazione. Sì, diciamo che da poco che ci sono, quindi non conosco ancora bene l'ambiente, però insomma Milano stanno riqualificando, quindi stanno riqualificando soprattutto le zone industriali dismesse, forse un po' meglio di quelle che fanno Torino, per quello che posso vedere io. Insomma, diciamo che lì in una zona industriale dismessa prendono e fanno dei grattacieli, ma fanno dei bei grattacieli dove comunque poi vendono delle case di un certo livello. Qua a Torino, nelle zone, diciamo, nelle aree industriali, creano praticamente
dei posti non bellissimi, mettiamola così. Alcune, dai. Alcune volte è così. Fanno dei dormitori, fanno dei palazzoni dove praticamente non si riesce a far, come dire, creare una zona del lusso. Cioè, Milano c'è il lusso, Milano ci sono le grandi firme, e quindi. Magari tu dici potrebbe servire un angolo anche. Ma sai cosa? Noi avevamo la nostra bomboniera che era il centro, no? Da quel punto di vista, e mentre magari per la periferia si guardava più a qualcosa di, come posso dire, solidale, alcuni sì. O parchi, che tra l'altro non mi dispiacciono, però purtroppo quello che secondo me mi trovo d'accordo con te è che il discorso moda, il discorso insomma VIP, come dire, per assurdo anche il bello del centro è un po'... è andato scemando proprio a causa anche della mancanza di lavoro, tantissime attività, la via Roma, insomma tutte quelle zone che rappresentavano la bomboniera, sì, un pochino sì, di sì, Torino, sì. Effettivamente stanno patendo, hanno patito e non sono secondo me adeguatamente supportate, perché quello è un gioiello, sì, questo sì, e questo quindi senza... andrebbe magari sostenuto da quel punto di vista lì, no? Cioè la qualità, le belle cose bisogna anche un po' mostrarle, bisogna sì, anche dire quanto valgono, deve, no? Sì, deve valutare ciò che ha, quindi noi... Certo, esatto, hai ragione. Ma torniamo a Bomba. Quindi, una volta superato il problema del parcheggio, ti possiamo venire a trovare. O se no, possiamo fare che fare, essendo magari voi in zona, eccetera, potete chiamare, io ve lo dico, chiamare il nostro Francesco, e vieni tu, va. Così il parcheggio lo devi cercare tu. Per insomma, vedere se fare i soliti per solite attività che tu comunque fai adesso. A parte gli scherzi, di andare a fare sopralluoghi, sì. Di andare a visionare comunque le situazioni per creare una copertura doc, no? Una cosa che personalizzata. Sì, diciamo l'obiettivo di Milano è andare poi su grandi clienti istituzionali, quindi insomma ormai diciamo che le aziende più importanti hanno sede tutte a Milano, quindi l'obiettivo è avvicinarmi verso le grandi aziende, insomma, quindi, non trascurando il piccolo, mettiamolo così. Ecco, diciamolo, perché se no poi noi ci sentiamo trascurati, siamo gelosi, ma come? Beh, vuole guardare solo quelli grandi? No, scherzo, naturalmente, anche perché diciamolo, la cura che tu metti, no, nel seguire il cliente è nota, ce l'hai raccontato, hai fatto, e della tua passione anche dei libri, insomma, quindi ve lo ricordate, sì, che il nostro Francesco scrive addirittura il manuale, ha fregato un pochino le informazioni ai ladri per farci sapere come fare a difenderci. Sì, diciamo che 100 segreti per non diventare un ladro, insomma, è un articolo richiesto soprattutto dai ladri, no, scherzo. No, vabbè, diciamo che poi altre novità sostanzialmente, beh, a parte Milano, nel frattempo siamo riusciti a riprendere anche con gli eventi in presenza, quindi col tempo abbiamo partecipato a Expo Casa, abbiamo partecipato ad eventi dedicati agli sposi, quindi abbiamo fatto anche un bel evento Natale Reale alla Palazzina di Cazze di Stupinigi, che è stato bellissimo. Io non conoscevo questo evento, a parte che la Palazzina di Caccia è veramente meravigliosa, stupenda, forse ancora più bella della Reggia di Venaria, perché secondo me cioè vederla da fuori è imponente, è veramente una cosa bellissima. E noi diciamo siamo riusciti a partecipare a Natale Reale, abbiamo partecipato come dire senza una veste un po' troppo commerciale, nel senso che comunque lì era soprattutto frequentato da famiglie e bambini, quindi insomma ci siamo inventati dei regali per i bambini, insomma abbiamo creato, c'era il nostro gonfiabile all'interno dove immancabile dove non potevamo fare le dimostrazioni del nebbiogeno, ma l'abbiamo addobbato con le luci, quindi l'abbiamo fatto molto carino e quindi diciamo siamo riusciti a partecipare a questo evento
regalando praticamente un dono ad ogni bambino. Quindi un dono ad ogni bambino. Poi ho visto che hai fatto un'estrazione, hai regalato non solo i bambini, ti sei scordato di me, un antifurto hai regalato. Ma allora sì, diciamo che poi ogni evento, ecco la cosa di Maina Gioia, noi in Piemonte, no? Ogni evento ormai è mia abitudine, quindi per farci conoscere, regalare un kit di videosorveglianza, quindi dove c'è praticamente un videoregistratore, un hard disk, delle telecamere, quindi ha anche un certo valore. A parte la diffidenza che c'è nel questo qui mi vuol regalare qualcosa, mi frega, e quindi cioè non capendo che noi lo utilizziamo per farci conoscere. E poi la cosa tremenda è che comunque quando chiamo che per comunicare la persona, no, che ha vinto il premio, magari lo faccio in diretta, risponde, sembra che gli hanno comunicato che gli è morto il gatto, quindi perché, sai cosa, talmente non siamo più abituati, è vero, a ricevere cose belle, ma ad essere contenti, cioè, sì, porca, cioè. Che lo stupore magari ti porta a essere un po', ma questo mi vuol fregare, questo no? Qui, sì. Dov'è la fregatura? Dovremmo anche un pochino imparare veramente di nuovo non dico a dare per scontato, però a capire che ci sono delle cose belle che possono accadere, anche se ci sembra strano. Però la cosa succede, quindi nel senso poi io mi offro volontaria, ve lo dico in diretta. Ma difatti non mi stupisco. No, non mi stupisco. Poi portandolo, quindi l'abbiamo anche consegnato, quindi abbiamo fatto le foto, abbiamo fatto tutto, questa cosa un po' di dire ma chissà se c'è ancora, ci sono dei mattoni all'interno o è una cosa che funziona. Quindi questo è, diciamo, noi cerchiamo sempre di mantenere il livello alto, il nostro e anche di quelli che ci conoscono, ma no, non è sempre facile, dai. No, hai ragione, non è sempre semplice, anche purtroppo perché siamo spesso circondati, diciamo, da cattive notizie, brutte notizie, quindi quando te ne capita una bella, buona, dici dov'è la fregatura, sì. Aspetta un po', okay, che mi stanno regalando qualcosa, non va bene, come mai, sì, come mai. Invece dovremmo, in realtà, se tutti fossimo un pochino più aperti e magari più onesti, probabilmente anche questa paura, no? Che sì, questa comunque diffidenza, esatto, questa diffidenza che serpeggia sempre sarebbe un pochino più bassa. Ma si comincia, no? Facendo le proprie piccole mosse, per no? le famose gocce nel mare. L'oceano è fatto poi di gocce. Lo diciamo quando parliamo di poesia, ma possiamo dirlo proprio legato alla vita, no? Sì. Chi è fatto in un certo modo, dal mio punto di vista, per fortuna, dà l'esempio, anche se è certo più faticoso fare rumore con le cose belle. Che sì, non ma con poi le ci cose siamo brutte. Inventati, vabbè, una cosa semplice. Perché poi vabbè, la mia mente è talmente malata che ho detto ma come facciamo a intrattenere i bambini, come li facciamo giocare? Allora non so se tu hai presente la ruota della fortuna. Sì. Ok, e praticamente mi sono non ho inventato niente, sostanzialmente ho acquistato una ruota con degli spicchi colorati e poi sono riuscito a coinvolgere quasi tutti, perché anche lì chi esponeva ha sempre paura di non lo so come dire, di proporsi, di farsi conoscere. Ho coinvolto tutti quelli che partecipavano a Natale Reale, ho detto ma date un buono sconto, date un omaggio praticamente a chi viene qua e gira questa ruota, e quindi sono riuscito a tenere anche dei buoni omaggio e degli sconti da chi partecipava. Sei coinvolgente, sì, diciamo, sì, quello sì. E allora abbiamo messo in palio praticamente diversi premi, tra cui buoni sconti. Poi c'erano la cosa più apprezzata, erano le caramelle dei bambini, perché sì. Guarda, è la cosa effettivamente la purezza, no? La semplicità, cioè le caramelle, sì. E poi abbiamo regalato, ho acquistato praticamente 720 mappamondi, sì. Dai. Sì, sì, ho comprato 720 mappamondi piccolini, alti 30 centimetri, e praticamente abbiamo fatto l'estrazione con quei mappamondi, poi abbiamo preso dei pupazzi, dei peluche, e quindi è stato bello, diciamo che insomma... È stata una festa di Natale, sì. Diciamo...
in anticipo e comunque con le persone, in mezzo alle persone. Ma anche questa voglia nostra, almeno mia, di rivedere le persone, di parlarci, di abbracciarci, di vedere i bambini che comunque sono gioia, di vedere insomma le persone che girano, e quindi forse anche un po' la voglia che ho cercato di trasmettere di fare una vita normale, perché comunque sì, che poi di fatto è quello che più ci manca in questo momento. Per fortuna qualcosina si sta muovendo, però ci sono ancora talmente tante limitazioni che effettivamente poter godere di qualche momento di normalità è forse la gioia più grande. Poi con le feste e con tutti i regali ti ha sicuramente reso, si vede dall'occhietto, felice. No? Stanco ma felice, come si dice, no? Anche perché poi ci ha coinvolto tutti i fine settimana di dicembre, quindi compresa l'Immacolata, quindi va bene la felicità, ma poi comunque poi uno magari è anche stanco dice, sì. Non ce la faccio quindi, più. Sì, poi abbiamo iniziato gennaio alla grande, quindi diciamo che insomma siamo soddisfatti. Poi a gennaio c'è di nuovo il bonus casa, quindi no, il 110, di nuovo la detrazione del 50%, che hanno rinnovato insomma il bonus della detrazione del 50% per i privati, quindi questo è sempre un aiuto, certo, che danno per chi ha bisogno, appunto, decide di regalarsi una protezione, no? Un sistema di antifurto, può avere, in teoria lo paga la metà, perché poi metti che costa, che ne so, 1.000 euro, 2.000 euro, alla fine il 50% lo porti in detrazione in 10 anni, però insomma lo e paga. Oggigiorno tutto fa, ragazzi, buttalo via. Sì, bravissimo, sì. Senti un po', visto che il nostro tempo vola, da quant'è che siamo? 25 minuti e 17 secondi, 18. Chiacchiera. Senti, ma ci sono, diciamo, delle cose che vogliamo ancora raccontare prima di salutarci, perché comunque ci abbiamo 6 minuti. Cosa vogliamo dire in questi sei minuti? Diciamo che per continuare a dare notizie confortanti, diciamo che i furti, nonostante, e le rapine, nonostante siano sempre tante, sono in diminuzione, quindi un po' per via del Covid, un po' perché insomma c'è crisi, un po' perché comunque le forze dell'ordine sono diventate più brave, sono in diminuzione. Non bisogna abbassare la guardia, quello senz'altro. Sono in aumento praticamente gli attacchi cyber, quindi insomma bisogna sempre fare attenzione, sì, perché da questo punto di vista ovviamente siamo un po' più fragili, no? Sì. Un po' meno preparati, tra virgolette, rispetto magari per il resto un pochino siamo formati, nell'arco del tempo abbiamo capito che i ladri ci cercano, ci trovano, mettono. Ma il discorso è che uno abbassa sempre la guardia, perché il problema è, anche a me a volte capita di andare da delle persone dove praticamente i ladri gli hanno fatto visita e magari avevano anche l'antifurto, no? Quindi un consiglio che mi sento dare oggi, dopo tanto tempo che comunque non vengo in radio, un consiglio: non abbassare mai la guardia, perché è quello che rende il gioco facile ai ladri. Quindi sotto le feste di Natale queste persone avevano l'antifurto, ma esco, vado soltanto dal vicino un attimo e in quest'attimo gli hanno svuotato la casa. Quindi bisogna mai distrarsi, dobbiamo veramente stare sempre sul pezzo, non vivere con l'angoscia, no, per però, carità, avendo però gli strumenti utilizzarli. Quindi questo è un consiglio che mi sento di dare in modo, come dire, spassionato. E poi insomma abbiamo tutta una serie a livello aziendale, abbiamo praticamente stretto l'accordo con un istituto di vigilanza, quindi adesso ci sarà la vigilanza diretta di più sicurezza, quindi un servizio che offriremo in più, quindi anche qui per dare tranquillità, anche perché dall'altra parte c'è un operatore H24 che risponde sia in caso di furto, sia in caso di rapina, sia in caso di malore, quindi soccorso, allarme incendio, quindi una possibilità che diamo in più ai nostri clienti e ai nostri futuri clienti, quindi questo è un'altra novità che sta per partire insomma a breve. Diciamo, abbiamo già fatto l'accordo, ci stiamo allineando solo sulle tecnologie da utilizzare, però insomma questo è un altro passo importante nel 2022. Ci tengo a ricordare che
che una delle tue attenzioni particolari comunque è sempre stata la sicurezza sia delle persone in casa, cioè quindi la sicurezza antifurti sì, protezione della casa, insomma dell'azienda sì, ma hai anche avuto sempre una cura, un occhio di riguardo sia per le, cioè, per le persone, sia per le persone in difficoltà, quindi sì, magari che possano eventualmente non stare bene, magari anziani, i nostri genitori, insomma, e anche per le donne. Ci tenevo a ricordarlo perché sì, sono insomma degli aspetti un po' come dire, non proprio nella norma, un pochino che ti rendono un po' unico da questo punto di vista, cioè il fatto di andare a 360 gradi in sì, direzione diciamo che sicurezza. Come dire, bisogna poi alla fine tutelare le persone deboli, quindi i bambini, le donne, gli anziani, quindi quello è il mio obiettivo principale, quindi gli anziani ci sono gli strumenti perché comunque ormai rimangono da soli, e bisogna comunque aiutarli in caso di malore o semplicemente, adesso praticamente abbiamo un dispositivo che è bellissimo, sostanzialmente collegato alla centrale d'allarme si mette praticamente una cassa che può stare vicino, che ne so, in cucina o ce ne può essere anche più di una, o in salotto mentre guarda il televisore. Sostanzialmente la persona, se o è sola o comunque sta male, preme la parte superiore della cassa, si collega automaticamente la telecamera e l'audio in bidirezionale con la persona che abbiamo preregistrato, quindi il numero di telefono, che so, mio papà è a casa che si guarda la televisione, si sente male, vuol parlare con me, basta che preme soltanto il tastino sopra la telecamera e automaticamente va in connessione. Tutto fatto. Quindi quello è la tutela, insomma, la tutela dei bambini, che adesso, come dire, purtroppo a volte anche i bambini non troppo grandi, mettiamola così, devono rimanere a casa da soli, quindi un controllo, un videocontrollo del bambino che è in casa da solo è sempre una cosa richiesta, è una cosa che possiamo fare. E poi insomma l'allarme vocale, stop stalking, insomma, per le donne che subiscono violenza, e insomma lì poi si apre poi un mondo. Sì, sì, assolutamente. Ed è l'unica cosa che non diminuiscono, diciamo, sono i femminicidi, quindi purtroppo sì, non volevo chiudere con una cosa non carina, però insomma dobbiamo dirla. Purtroppo questo è un fatto che non diminuisce ed è sì, pesante pensare che purtroppo continui la violenza tra le mura domestiche, no? Che poi dovrebbero essere le più, come dire, accoglienti, quelle più sicure, invece in realtà è la più pericolosa e una delle più, come dire, incombenti, no? Sembra lontano, però dai, andiamo. C'abbiamo degli strumenti, possiamo provare ad usarli, quantomeno per in generale per proteggerci. Nello specifico è più complicato, no? Per andare a risolvere i problemi all'interno di ogni famiglia è più complesso, però usiamo i mezzi che abbiamo. Chiamiamo il nostro Francesco Ciano. Tra l'altro Nico ha messo qua sotto il tuo sito. Sì. Che è www.piusicurezza.com. Poi ricordo il numero verde, che è l'800, aspetta che non me lo ricordo più, 96 70 78, che è il numero verde a gratis esatto, in cui se siete fortunati risponde Francesco Ciano. Sicuramente no, sicuramente risponde qualcuno, se non sono io, ma è un numero attivo 24 ore su 24. Un'altra chicca, dice il nostro Nico, che i 100 segreti per diventare un ladro è già in ristampa, sì, la seconda, sì, ristampa, quindi voglio dire, anche da questo punto di vista non ti mancano le soddisfazioni. Sì, dai, anche lì l'abbiamo, siamo in fase di ristampa, siamo in fase di, insomma, di rivedere un attimo la copertina, stiamo discutendo con Nico la foto da utilizzare, quindi io gli ho detto fammene uno con 30 anni di meno, mi fa guarda che ormai non c'è più niente da fare, questo è, quindi siamo in restyling. Sì, lo voglio, sì, dire. Ho detto, Photoshop, non sei capace a usarlo, toglimi le rughe, rimettimi i capelli, tirami su un po' le sopracciglia. Ma no, dobbiamo tenerci e essere soddisfatti anche, insomma, del tempo che passa. No? Senz'altro. No, adesso a parte gli scherzi, che naturalmente tutti vorremmo qualche ritocchetto, insomma, così
Però dai, è anche bello dire che il tempo è passato, anche per guardarsi indietro e vedere tutte le belle cose. E quante ancora dobbiamo fare? Esatto, quindi. Hai già fatto, cioè, allora questo cielo, manca, questo lo facciamo. Siamo solo all'inizio, io dico sempre. Bravissimo, il meglio deve ancora venire, sì. Come dice il grande Liga. Senti, dobbiamo salutarci. Io ti ringrazio tantissimo per questo tuo ritorno. Grazie a te per avermi invitato. È stato un piacere e naturalmente sognare si può. Con più sicurezza, il nostro uomo della sicurezza ce ne racconta sempre qualcuna nuova. Grazie, alla Ciao prossima. A tutti.